Eccoci con Alessandro Battiston. Un derby è sempre una partita a sé, un 1-1 che come risultato ci può anche stare alla fine, però visto come era andata in campo, insomma, dopo l'1-0 di Cervesato abbiamo mancato d'un soffio il 2-0 che forse avrebbe chiuso la partita, ma questo è il calcio, su un errore nostro, insomma, abbiamo preso l'1-1. Tu in campo come l'hai vista questa partita? No, sono d'accordo con te. Secondo me la partita l'abbiamo fatta più noi rispetto a loro. Ripeto, era un campo difficile, comunque un campo stretto dove si giocava molto, non tanto a calcio, più con palle lunghe, però ripeto, come a livello di occasioni si è andati in vantaggio, secondo me meritatamente, e potevamo chiuderla perché ci sono state almeno altre 2-3 limpide palle gol che potevamo chiuderla. Noi il calcio è questo, noi non l'abbiamo chiusa, abbiamo fatto un errore alla fine, peccato che mancavano 5 minuti e niente, ci hanno pareggiato. Sì, un primo tempo dove le squadre è sembrato si temessero a vicenda, un'occasione per parte forse più nitida la nostra con Stefano Della Bianca, che insomma un pallonetto è andato fuori di poco, ha provato a scavalcare il portiere. Nel secondo tempo, quando il Portogruaro ha trovato un po' le sue trame di gioco solite, insomma è passato, come hai detto, meritatamente in vantaggio. Non le abbiamo sempre trovate, come mai? No, è vero, primo tempo è stato equilibrato, due squadre che si sono secondo me studiate, soprattutto appunto primo tempo. Secondo tempo abbiamo cercato un po' più diciamo, di alzarsi e provare a fare gol e a portare a casa la partita, come è stato, perché ripeto, come prima abbiamo avuto occasioni per chiuderla e niente, il campo comunque, ripeto, non è un campo facile, perché è un campo stretto, è difficile giocare a calcio. Sei subito aggredito dagli avversari, però Sì. insomma, alla fine portiamoci a casa. Dai, abbiamo fatto una buona partita, portiamo a casa questo Allora punto. diciamo che la nota positiva è che con il pareggio rimaniamo comunque in testa alla classifica da soli perché le due inseguitrici sono a un punto da noi. E per chiudere su di te, fisicamente come stai, come ti senti e se il ruolo che stai giocando è quello tuo naturale? Sì, no, io sto bene. Anche se l'età è quella che è, però dai, mi sento bene, quindi il mio ruolo l'ho sempre fatto e niente, Sei avanti trovato così, mi bene? trovo bene con la società, è una società seria che è ambiziosa, come del resto lo sono io e niente, continuiamo così e fare il meglio che riusciamo a fare, insomma. Bene, grazie Alessandro. Prego.